In Puglia vengono riscontrati 2.000 nuovi casi all'anno di tumore al polmone, una neoplasia molto frequente in una regione che però risulta essere in grado di garantire una capillare veloce presa in carico dei pazienti, grazie all'esistenza di una rete oncologica e ad un aggiornamento continuo dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali. Siamo in grado di fornire le terapie più moderne, più adeguate, abbiamo visto migliorare significativamente i tassi di sopravvivenza, ma abbiamo visto verificato il miglioramento delle condizioni di vita dei nostri pazienti. Vantiamo l'aver istituito ed attivato la rete oncologica pugliese nel 2017 con una rete capillare di presa in carico dei pazienti che è rappresentato da 17 entità che si chiamano Coro, in cui tutti i pazienti con qualunque tipo di tumore vengono registrati, presi in carico, hanno una garanzia della prima visita oncologica entro 48 ore e degli esami di valutazione di staging nel minor tempo possibile. E quindi incominciamo ad avere la certezza che ci sia sul territorio pugliese una capillare presa in carico. Per il tumore al polmone sono diverse le cure disponibili, con nuove terapie all'orizzonte. Il tumore al polmone avanzato, che poi è la maggior parte dei tumori polmonari, si cura storicamente con la chemioterapia, che ancora oggi è una delle terapie più efficaci. Si cura con le terapie a bersaglio molecolare o terapie target in un 20% di casi, quando c'è un interruttore che consente di spegnere la crescita tumorale, e si cura in maniera ancora più recentemente, in maniera sempre più crescente, con l'immunoterapia. Il prossimo futuro immediato, è che sicuramente si possono sommare alcune di queste terapie. Per esempio, si può sommare l'immunoterapia alla chemioterapia, potenziandole in maniera non strettamente addizionale, 1 più 1 fa 2, ma potrebbe essere che 1 più 1 faccia 3. Per il paziente con la diagnosi di tumore al polmone è necessaria una presa in carico globale. È cambiata anche la gestione stessa del paziente, che deve essere oggi una presa in carico globale che tenga conto quindi di bisogni non solo più di tipo sanitario ma anche di tipo extrasanitario, quindi l'importanza anche di bisogni a livello sociale, a livello relazionale, il bisogno del supporto anche dello psicologo e anche l'importanza quindi di bisogni di tipo informativo.